Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Sono Marco Elettrico e in questo video andremo a conoscere per meglio di persona quella è la nuova nuovissima Jeep Avenger, un mezzo che ci è piaciuto molto. Andiamo a vedere quella è stata la presentazione qua in concessionaria Jeep Brandini a Firenze, un momento che mi ha fatto molto piacere. Per quello è stato un po' l'evento in generale, la macchina nel suo complesso, quindi interni e esterni. Tanto ora vedrete il tutto condito anche da aperitivo che non mi è dispiaciuto. Andiamo! Ciao a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Siamo qua oggi dal Brandini a Firenze per questa presentazione molto importante. La primissima Jeep è veramente elettrica, 100% elettrica, la Avenger. Un mezzo di 4,08 m, un mezzo molto interessante, anche perché nonostante sia quasi grande quanto la nostra Opel Corsa, raggiunge i 380 litri di bagagliaio. Considerate la nostra Opel Corsa sono 260 e quindi veramente veramente interessante. Ora andiamo a vedere insieme quelli che sono gli interni, quello è il posteriore. Ragazzi, vi dico già da ora che riesco a entrare qua nei posti posteriori, incredibile, per uno alto come me, 1,93, tantissima roba. Venite con me, guardiamo un pochino quelli sono i dettagli interni al posteriore e il bagagliaio, perché vi possono sorprendere. Andiamo. Siamo accolti dal doppio schermo a 10,25 pollici, molto interessante. Avrò modo di provarla quando insomma arriverà in concessionaria per i test drive, per vedere anche quelle sono le accortezze per quanto riguarda il livello di infotainment. Per quanto riguarda i pulsanti fisici, questi sono stati ripresi, come ricordate, anche dalla Peugeot. Se avete presente la 208, i pulsanti sono così a pianola, li chiamo io, e qua abbiamo il selettore di marcia, quindi retromarcia, folle. Abbiamo l'opzione ovviamente del drive e il brake per quanto riguarda la frenata maggiorata per la frenata rigenerativa. Qua sotto abbiamo un vano porta oggetti che ha il sicuro dagli occhi indiscreti, ovviamente la possibilità di appoggiare i propri oggetti anche qua sotto, e sotto il bracciolo abbiamo un ulteriore vano, guardate. Quindi molto interessante da questo punto di vista. Dopotutto l'azienda ha dichiarato oltre 30 litri per quanto riguarda i vari vani che abbiamo a disposizione all'interno della vettura. Tantissima roba. Come vi dicevo, vi tolgo una curiosità di andare a vedere al posteriore come stiamo. Ragazzi, surprise, sorpresa. Sorpresa, perché ho avuto modo di provarla precedentemente e riesco ad entrare, pazzesco. Avrò due dita. Sopra di me, quindi io riesco a fare benissimo un viaggio. Vi mostro anche un altro dettaglio per quanto riguarda, diciamo, il comfort qua al posteriore per uno alto come me. Ricordo che la seduta sul frontale è stata impostata alla mia altezza 1,93. Qua dietro ci stiamo un po' precisi, casomai con le ginocchia, ma niente di trascendentale. Come vedete riesco a poter stare anche in questa maniera, ma volendo niente vieta di stare anche in questo modo. Qua al posteriore abbiamo semplicemente una presa USB, non abbiamo la climatizzazione. E questa è la visione per quanto riguarda il frontale, molto interessante. Mi piace questo mezzo, mi piace tanto. Vi faccio vedere un qualcosa per quanto riguarda il bagagliaio. Apertura elettroattuata con chiusura a pulsantino, fantastica. 380 litri, come vi dicevo, per quanto riguarda il vano bagagli, con doppio fondo, molto interessante per nascondere i cavi di riaria alla, diciamo, alla mercé di quello del bagagliaio, quindi utilizzare tutto quello che è il vano portaoggetti per le nostre cose, senza neanche, come vedete, uno scalino, quindi molto molto comodo e pratico. Qua sotto poter mettere comodamente i nostri cavi di ricarica, che spesso e volentieri non ci capita di utilizzare, e qua sotto il kit di riparazione del pneumatico, molto molto interessante. Come vi dicevo, chiusura elettroattuata con questo pulsantino. Fantastico ragazzi, veramente fantastico, anche per il prezzo di
uscita di questa vettura, attualmente disponibile solo in First Edition, 39.500 euro, poi dopo ne parleremo assieme, ormai a casa, è veramente tanta tanta roba, molto interessante, per me hanno fatto un bellissimo lavoro, farà concorrenza, devo essere sincero, anche a tante vetture del gruppo stesso, mi viene da pensare alla Opel Mokka, per esempio, però tanta tanta roba, tanta tanta roba, non vedo l'ora, non vedo l'ora di poterla provare di persona. L'uscita ufficiale, le consegne cominceranno da febbraio del 2023, quindi ancora qualche mese lo abbiamo a disposizione per poterla attendere nei nostri concessionari, non tantissimo. Qua dal Brandini abbiamo avuto modo di vedere un po' una anteprima di un mezzo e ragazzi, tanta roba, tanta tanta roba. Ho fatto anche delle fotografie, poi ve lo dico anche di persona qua, perché no, perché no. Ci sono anche degli inserti molto interessanti, come vedete la calandra delle vecchie Jeep, la vediamo qua ai pneumatici, la vediamo anche qua sul frontale, fantastico. Sono dettagli, sono convinto ce ne saranno molti altri da trovare dove sono, ovviamente. Come vedete, no vabbè ragazzi, a me piacciono tanto questi piccoli dettagli che fanno vedere che il mezzo è curato, ecco. Mi piace, non mi piace. Di ricarica che è posteriore lato guida, doppia protezione per quanto riguarda l'AC e la DC, come potete vedere, AC che arriva fino a 11 kW in trifase, in questo caso come vedete è un trifase da 11, e abbiamo la possibilità del CCS combo, quindi ricarica rapida 100 kW, come anche la nostra Opel Corsa elettrica. Le tempistiche più o meno sono simili alla nostra vettura, eventualmente metterò qua un link per andare a vedere quelle sono le tempistiche che abbiamo ottenuto con la nostra Opel Corsa. Qua abbiamo la temporizzazione di quello che è la ricarica, quindi impostate in vettura allo schermo o in applicazione e che ora voler far partire la ricarica, premete questo pulsantino, diventerà blu quello che è la corona qua attorno e capirete insomma che avete impostato l'opzione di ricarica ritardata. Ed eccoci tornati qua insieme per andare a vedere alcuni dettagli che ho avuto modo di scoprire per meglio solo successivamente, questo perché avevo letto online dell'apertura del configuratore per quanto riguarda la vettura elettrica, configuratore è stato aperto semplicemente solamente successivamente a quella è stata la presentazione ufficiale. Avevamo visto un po' quelli che erano i prezzi e quant'altro scritti proprio espressamente all'interno del sito Jeep, però alcuni dettagli l'ho visti solo successivamente, tanto a prescindere avevo intenzione di parlarvene per meglio insieme e quindi io penso meglio di così andiamo a vederla con tutti quelli che sono gli ultimi dettagli che ho avuto modo di vedere dal configuratore, quindi insomma questo è il mezzo, andiamo. Partiamo dalle misure di questa vettura nel suo complesso. 4.084 mm di lunghezza, 1.716 mm di larghezza per 1.526 mm di altezza. Il passo è 2.562 mm e il peso di questo mezzo 1.536 kg. Correggo quello che è la misura del bagagliaio perché vi è differenza tra la versione a combustione e quella elettrica, 355 litri. Almeno vi do un dettaglio più corretto, più giusto. La vettura, come dicevamo, è venduta come First Edition da 51 kWh netti, cosa molto importante questa del netto, specificato espressamente anche dal sito internet medesimo, con cerchi da 18 pollici, con pneumatici Goodyear con doppia A, questa è una cosa positiva. Interessante anche il doppio colore per quanto riguarda la vernice, doppio colore che sarà disponibile con grigio granito o giallo sole, con il tetto invece a contrasto, molto molto carino. In dotazione avremo 6 altoparlanti per quanto riguarda l'audio e disponibilità ovviamente con Apple CarPlay e Android Auto, non ho trovato se wireless o meno, ma credo proprio di sì, quantomeno per l'Android Auto. Internamente, come abbiamo visto anche poi dalla presentazione, un doppio schermo da 10,25 pollici con vabbè, i classici climatizzatore bizzone e quant'altro, insomma sono disponibili ormai su praticamente tutte le vetture. Interessante anche
alcuni dettagli, andiamo a vedere alcuni dettagli per quanto riguarda anche proprio le dotazioni. Abbiamo i tergi ristallo con il sensore di pioggia, gli specchietti riscaldati e ripiegabili elettronicamente, la camera al posteriore per quando andiamo a fare i nostri parcheggi 180 gradi e con vista anche dall'alto, in più sensore parcheggio su 360 gradi. Ingresso e partenza keyless, interessante anche questo. Portellone automatico con apertura con il piede, questo dettaglio non lo sapevo, io l'ho aperto a, diciamo, a pulsantino. Invece l'apertura è anche comodissima a piede, avendo la chiave. Ora io la chiave non le avevo, devo essere sincero, probabilmente a me con il piedino non si apriva, ma insomma il portellone automatico è molto molto interessante. Altro dettaglio, il caricatore wireless del cellulare, 15 watt, cruise control adattivo, abbaglianti automatici, proiettori tutti a LED con guida autonoma di livello 2. Andiamo a vedere ora, quella è l'unità propulsiva, 115 kW, 157 cavalli, 260 Nm di coppia. Non sono riuscito a trovare lo 0-100, quindi chiedo venia sotto questo punto di vista. E altro dettaglio potrebbe essere interessante, 20 cm, 200 mm per quanto riguarda l'altezza da suolo, per eventualmente, insomma, l'off-road potrebbe interessare ad alcuni di voi. Come dicevamo, interessante anche proprio il pacco batterie e anche l'autonomia di questa vettura, è clamoroso. Se vogliamo, se consideriamo anche un po' la nostra Opel Corsa e le altre del gruppo Stellantis, e da questo punto di vista per me hanno fatto un ottimo lavoro. È un mezzo un po' rialzato, no? Quindi parliamo di Jeep, però nonostante questo ha 392 km di autonomia. 392 e non sono male, con 51 kWh netti. Da non sbagliarsi un po' come la nostra vettura, la nostra percorsa elettrica è a 50 kWh lordi, quindi all'ordo di quello è poi il buffer, la parte residuale che non viene, diciamo, mai intaccata, questo per preservare la batteria. Qui abbiamo 51 kWh netti, quindi utilizzabili, molto interessante, con 392 km di autonomia. E per arrivare all'80% della ricarica ci impegniamo 34 minuti con una fast da 100 kW, perché la potenza massima con la quale possiamo ricaricare la nostra Jeep Avenger, come anche le altre nel gruppo Stellantis, la velocità massima 100 kW in potenza continua, 11 kW invece per quanto riguarda l'AC. Per tutti questi dettagli comunque sì, è tutto già di serie, tutto già impostato, tutto già non si può praticamente scegliere niente, la First Edition è totalmente accessoriata, quindi il caricatore è trifase, abbiamo la CCS Combo 2 da 100 kW per quanto riguarda la ricarica in fast, tutto già impostato, tutto già settato, l'unico dettaglio che possiamo scegliere noi è il colore, se giallo o grigio, niente di più, niente di meno. E questo è il prezzo, 39.500 euro, che ritengo molto interessante perché non è altissimo, ragazzi. La First Edition totalmente accessoriata, al quale bisogna togliere poi quelli sono gli incentivi del caso, rottamazione, non rottamazione, incentivi con ISEE, quindi con scontisti a maggiorata di 7.500 euro. Insomma, ognuno ha la sua situazione, ognuno ha la propria scontistica da andare ad applicare, lo sa lui meglio di me, ovviamente, se ha una vettura da rottamare o meno. Insomma, sono tutti dettagli che voi potete sapere benissimo, sapendo che si parte da 39.000, si parte, il prezzo è 39.500 euro, IVA e messa su strada inclusi, quindi questi dettagliucci, insomma, l'avete nello specifico, eventualmente, insomma, potete farci più di un occhio, è possibile prenotarla online o direttamente in concessionaria, come siamo andati noi al Brandini a Firenze, e fare, insomma, ognuno le proprie valutazioni del caso. A me non mi è dispiaciuto affatto, un mezzo che io ci sono stato bene. Le mie misure, vabbè ragazzi, sono un po' ingombranti, quindi io ho impostato la parte guida con la mia altezza, sono andato al posteriore, sì, con le ginocchia non è che abbiamo uno spazio clamoroso, però io generalmente, siccome sono una persona alta ma sono un po' sopra la media, poi ci sono anche più alti di me ovviamente, io tendo sempre a guardare quanto ho a non battere la testa, è vivibile per me fare un viaggio soprattutto al posteriore per l'altezza del mezzo, sì o no? Perché poi in linea generale è difficile trovare un'altra persona alta come me che sia magari alla guida, io sono al posteriore, ecco, quindi io guardo più che altro quella è la dimensione dall'alto, ecco.
per quanto riguarda poi, diciamo, se manca qualche centimetro più o meno per quanto riguarda le ginocchia, tendenzialmente difficilmente trovo un'altra persona alta come me, che insomma siamo in, diciamo, ambedue sul stesso piano. Ecco, da questo punto di vista io mi sento abbastanza tranquillo e questa Jeep mi ha dato delle garanzie sotto questo punto di vista. E bellini anche quelli che sono un po' i dettagli che escono in qua e là nella vettura, quindi anche quelle sono le calandre delle vecchie Jeep, la calandra proprio della vettura che è sul frontale chiuso, perché sulla mia percorsa io credo non sia chiuso, ragazzi, dovrei riguardare, ma io credo che la versione termica, la versione elettrica sul frontale non ha avuto questi grandi cambiamenti, invece sulla Jeep la calandra è stata chiusa perché dopo tutto non serve questo grande raffreddamento, la vettura è elettrica, non è termica, non fa caldo, e quindi da questo punto di vista bravi, bravi in Jeep, hanno fatto un bel lavoro. E ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere anche da parte vostra quali sono i vostri pareri, i vostri giudizi sulla vettura, sono estremamente curioso, casomai mi scrivete qua sotto nei commenti o nei miei canali, comunque sia in descrizione trovate il tutto. Io ancora vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio, spero di avervi illustrato per meglio questa vettura fantastica, molto interessante. C'è il rivenditore Tamer del Brandini, che poi il medesimo che mi ha venduto la percorsa mi ha fatto una testa perché dovrei cambiare vettura. Non ci penso affatto, perché io mi ci trovo tanto bene con questa percorsa elettrica, ma questa vettura è molto molto carina. Ancora ragazzi un saluto, vi ringrazio, a tutti, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e ci vediamo sempre qua su Marco Elettrico ogni sabato alle 10 un nuovo video. Alla prossima, ciao!